Ciao raga, come state? Tutto bene? Avete passato una bella estate? Bravissimo. Io anche sono andato un po' in giro, ho fatto un po' di cose, ho scalicchiato, ho preso sole, eccetera, ma ora è tempo di ricominciare a bomba con tutti i nuovi contenuti che abbiamo preparato e che speriamo apprezziate, così come avete apprezzato quelli precedenti. Lo sapete quanto mi piace parlare di storia dell'arrampicata? Mi piace perché gestendo, soprattutto appunto gestendo la palestra e vedendo tantissima gente, ma tantissima gente anche brava, che comunque magari arrampica già da qualche tempo, qualche anno addirittura, beh, mi rendo conto che non tutti si rendono effettivamente conto di che cosa e perché esistono un certo tipo di valutazioni, un certo tipo di passaggi e un certo tipo di difficoltà. Nel senso, perché l'arrampicata di oggi è così come la conosciamo? Grazie a chi? Grazie a cosa? Beh, la maggior parte delle persone, ve lo assicuro, ignora questi fattori, ma non per colpevolezza, ci mancherebbe altro, è semplicemente proprio una mancanza di tempo e voglia e soprattutto di necessità effettiva, cioè di fatto, cosa me ne frega sapere chi ha chiodato una via, chi ha chiodato. Però poi arrivano quelli come me che rompono le balle e che ci tengono a fare video di questo tipo e che sperano che indirettamente in qualche modo arrivino perché non per bacchettare, ma è estremamente bello, secondo me, conoscere un certo tipo di storia, di aneddoti e di esperienze di vita di questi fortissimi arrampicatori che ci hanno dato così tanto. Oggi vi voglio parlare di Dreamtime. Lo so che la maggior parte di voi dirà: ma cosa sei scemo? Lo sappiamo cos'è Dreamtime, anche perché sembra assurdo che qualcuno appunto non lo conosca. Ma proprio per il discorso e le motivazioni di cui sopra, appena citate da me, vi assicuro che tanta gente non sa assolutamente di cosa sto parlando. Dreamtime è il primo passaggio, è il primo boulder proposto gradato 8C nella storia. L'autore di questo passaggio è un visionario. Per me è un artista dell'arrampicata, è uno che si è sempre spinto oltre ogni limite, ma non per il concetto stesso dello spingersi agonisticamente al di là, proprio perché il limite stesso faceva parte di quella rincorsa alla bellezza a cui appunto lui stesso non poteva rinunciare. Il nome di questo personaggio è Fred Nicole e chi non lo conosce vada in castigo dietro la lavagna perché è uno dei più importanti arrampicatori della storia ed è grazie a lui che conosciamo un sacco di passaggi durissimi oggi e che abbiamo la possibilità di provarli. E vi assicuro che benché siano stati liberati ormai, Dreamtime per esempio risale al 2000, quindi hanno una certa età, vi assicuro che sono tutt'oggi dei test e dei sistemi di riferimento per i boulder di nuova generazione. Dreamtime, appunto, come dicevo, è il primo 8C proposto della storia ed è una linea assolutamente visionaria. È una linea che soltanto a guardarla, e vi invito prima o poi, una volta nella vita, andare a vederla, non si può non cadere ai suoi piedi in preda all'amore. No, davvero, a parte gli scherzi, perché è proprio bella da vedersi. E a me quello che mi fa impazzire, dietro alla, come dire, alla tela bianca che rappresenta un sasso che non parla di arrampicata, perché l'arrampicata ce la vede l'arrampicatore come lo scultore vede la forma all'interno del blocco. E in base a questo concetto mi fa impazzire l'idea che non solo tu riconosci un passaggio di una bellezza estrema, ma nel contempo stai anche lanciando una sfida nei confronti di un nuovo livello di arrampicata al mondo. Non tra i suoi amici, non nel suo paese, al mondo.
da questa dicotomia tra la bellezza e la difficoltà la trovo quasi poetica. Ed è per questo motivo che ci tenevo a farvi vedere proprio i movimenti di questo blocco, perché soltanto guardandolo potrete veramente davvero comprendere quello che voglio dire con la parola visionario. Ora prendo un video di una ripetizione di Jan Hooijer, un video fatto anche molto bene, è salito anche con la presenza e la supervisione dello stesso Fred Nicole. Purtroppo non ci sono video di Fred da nessuna parte della sua prima salita, non so perché, sicuramente magari lui li avrà, ma comunque pubblici non esistono. Allora, intanto mentre scorrono le immagini, io vi do due informazioni circa il passaggio. Si compone è composto da due sezioni, una di 8B più e l'altra di 8A più. Allora, tenete presente che io vi sto parlando della proposta di Fred Nicole, perché poi successivamente ci sono stati dei riaggiustamenti dovuti un po' alla rottura di una presa, a un po' di polemiche sicuramente che sono nate nel tempo. Quindi lungi da me andare a stabilire un giudizio riguardo la difficoltà oggettiva e reale, assolutamente. Io vi parlo di ciò che è stato proposto e del perché soprattutto questo passaggio determina un'importanza storica così rilevante. Quindi 21 movimenti divisi in due sezioni, una di 8B più e l'altra di 8A più. La prima parte, una parte super taccosa, come potete iniziare a vedere da Jan Hooijer che parte super taccosa su un pannello a 40 gradi che giunge a una, diciamo, a un presone, sempre comunque molto brutto, molto svaso, appunto da cui parte un lancio che porta alla seconda sezione del blocco. È una cavalcata, ragazzi. Si prende lo spigolo del sasso e parte una cavalcata, ma non è il caso adesso che io continui a parlare. Godiamocelo. Allora, come potete vedere, a parte questo video si evince davvero la strapiombanza, l'inclinazione del pannello, e quindi ci si può anche ben immaginare quanto sputi in fuori, no? Verso tenere, quanta body tension, quanto core serva, no? Per rimanere attaccati. Tenete presente che quando ha iniziato a provarlo Fred non esistevano difficoltà di questo tipo. Lui è stato autore del primo 8B più al mondo, chiamato Raja Branson. Comunque ha sempre avuto una bella e grandissima tendenza a spostare le asticelle verso l'alto, verso qualcosa che non esisteva prima di quel momento. Con questo passaggio ha scoperto che in realtà l'arrampicata poteva andare oltre a quella difficoltà, oltre a quella visione, oltre al fatto che un boulder potesse essere soltanto ricercato in una linea singola, una linea che parte da punto A a punto B, sempre soltanto verso l'alto, sempre soltanto con pochi movimenti, sempre soltanto con un concetto boulderistico tra virgolette standard. Se voi notate, questa linea comprende tutto il sasso, ha uno sviluppo appunto laterale verso sinistra che comprende la facciata intera. Pensateci un po' bene, prendete questa tela bianca che è appunto la pietra prima di essere arrampicata, immaginatevi di arrivare sotto seguendo appunto delle linee che vanno in verticale o comunque bene o male non si spostano più di là, e riconoscere che nella loro verticalità non possono essere realizzate, ma con una lungimiranza, con una grande esperienza, in realtà riuscite a riconoscere questa connessione, questa interconnessione che cavalca in un modo, a dir poco, magico, tutta
tutta la facciata di un sasso. Con Dream Time si segna una spaccatura enorme nel mondo dell'arrampicata. Se prima esisteva soltanto l'8B più di blocco, dopo Dream Time è nato l'8C, è il primo 8C al mondo. Dopodiché, purtroppo, il blocco, avendo avuto un sacco di tentativi di ripetizioni, e anche tante ripetizioni, bisogna dire, ma veramente è stato preso d'assalto per certi versi, e comunque nel corso degli anni ha subito un po' di modifiche, un po' di magagne, si sono rotte delle prese, eccetera. Fatto sta che oggi, tutt'oggi, è assestato completamente a 8B+. Anche, come dire, la base del blocco è stata un po' modificata per, non lo so, per garantire degli atterraggi migliori, non entro nel merito. In ogni caso ha creato la base dei problemi pure sulle partenze, tant'è che modificandone un po' il terreno pare che la partenza sia leggermente più, come dire, più alta rispetto a quello che era nel passato. Quindi, vabbè, niente da dire, il blocco si è assestato sull'8B+, ma voi immaginatevi di trovare un sasso, riuscire a riconoscere attraverso la vostra esperienza che una facciata può essere dello stesso sasso, può essere arrampicata per intero e non soltanto nei termini e nello standard delle regole boulderistiche che ci sono sempre state e non soltanto nello standard delle direzionalità dell'arrampicata. Destra, sinistra, alto, basso, non importa. L'importante è fruire dalla forma della roccia che ci viene offerta in dono per poter praticare questo sport. E dal nulla, voi riconoscete tutto questo, e come uno scultore tirate fuori qualcosa che soltanto dalle vostre mani poteva nascere e che prima di quel momento non esisteva. Beh, questo, questa scultura è Dream Time. E benché adesso sia svalutato, benché adesso sia un po' stuprato dalle grandissime ripetizioni, rimane quel punto che dalla linea retta che era l'arrampicata fino a quel momento ci si è potuti diramare in molte altre direzioni, che sono tutto ciò che adesso noi conosciamo come arrampicata sportiva. Quindi grazie a Fred e Nicole. Ciao raga, alla prossima.